Si intitola Fate il nostro gioco ed è il progetto di due matematici torinesi in giro per l'Italia a svelare regole, segreti e verità del fenomeno del gioco d'azzardo. Giovedì 20 febbraio il tour ha fatto tappa a Modena e sul palco del Forum Monzani Paolo Canova e Diego Rizzuto hanno spiegato ai modenesi perché alla lunga vince sempre il banco. È nato per caso il progetto, nel senso che noi siamo dei divulgatori scientifici e quindi la cosa a cui teniamo di più è ovviamente portare il messaggio matematico, e cioè far appassionare o riappassionare le persone alla matematica. Ma nel 2009, quando con un progetto appunto di divulgazione scientifica abbiamo iniziato a occuparci di gioco d'azzardo, ci si è resi conto che questo progetto poteva anche essere utile per fare della prevenzione. E cioè la matematica poteva essere utile ad aiutare le persone a capire quali sono le trappole che spesso utilizzano una cattiva comprensione della matematica, le trappole che trasformano il gioco d'azzardo, che alla fine è un modo per farci perdere soldi, in qualcosa di tremendamente accattivante. C'entra tantissimo la matematica con tutto questo ed è utile utilizzare la matematica per fare informazione, anche perché è il linguaggio dell'oggettività. La matematica dà i numeri e basta, non esprime neanche giudizi, è pura informazione. In giro per l'Italia per spiegare che giocare troppo nuoce gravemente alla salute. Esattamente, sì. Noi cerchiamo di separare il giocare d'azzardo dal giocare troppo. Nel senso che giocare d'azzardo va bene, insomma, se uno gioca ai giochi legali ci può stare. Altra cosa è giocare tanto. Il problema è che la linea è sottile di demarcazione tra uno e l'altro. Allora cerchiamo di fare prevenzione. Cioè cerchiamo di spiegare, soprattutto ai ragazzi, ma anche al pubblico generico, che il destino matematico di chiunque giochi e perdere. Questo lo sappiamo tutti, no? Che il banco vince sempre, lo si sente dire milioni di volte, ma cerchiamo di capirlo giocando, facendolo in modo divertente, curioso, insomma un po' strano. Solo così facendo capire come funziona e qual è la bellezza del gioco, ma anche facendo vedere tutto ciò che normalmente non ti dicono sul gioco, uno comincia a rendersi conto che dal gioco non si può guadagnare in modo sistematico, quindi che i soldi giocati inevitabilmente andranno persi e va bene. Così come vado al cinema e perdo i soldi per andare al cinema, se mi diverto va bene. Ma non devo investire nel gioco se voglio cercare di cambiare vita e guadagnare dal gioco d'azzardo. Pare che i giovani siano abbastanza sollecitati nei luoghi più disparati, bar, luoghi di incontro, eccetera, ad avere a che fare con questi meccanismi un po' pericolosi, assolutamente pericolosi, questa idea della facilità dell'arricchimento facile, appunto, dell'arricchimento nel giro di poco tempo, e quindi sì, penso che sia estremamente importante riflettere ed evitare che si formino nei nostri giovani delle coscienze alterate da quest'idea di poter molto rapidamente avere un successo economico. Non è così, la conferenza oggi lo ha detto con estrema chiarezza, è stata molto utile. Secondo me i ragazzi, sia Diego che Paolo, che sono i due ragazzi che sono venuti a fare questo incontro, molto bravi. E l'incontro veramente molto interessante e secondo me allo stesso tempo divertente, perché ci sono stati dei momenti comunque divertenti, considerando anche, essendo un ambito tra virgolette matematico, pensavo fosse qualcosa di più pesante, invece loro riescono comunque a dare qualcosa di diverso e appunto di allegro, spiegando comunque i danni, appunto danni tra virgolette, che si subiscono con il gioco, perché alla fine qua si parla del gioco d'azzardo e delle probabilità che si ha di vincere o meno.